La Sardegna ha percorsi di bellezza con i giardini storici che dal nord a sud attraverso l'isola, passando da Caprera, Isola Giardino di Giuseppe Garibaldi, Sassari con il Parco di Monserrato, Bolottana, il Parco Inglese di Villa Pirsi, Milis, il Giardino degli Agrumi e Palazzo Boil, Santo Lussurgio con il Parco di San Leonardo di Siete Fuentes, Lacconi, il Giardino all'Italiana di Ignazio Eimerick, Cagliari, l'Orto Botanico dell'Università e San Rocco con la Villa e Azienda Agraria e Villa Dorri. L'albero è la rappresentazione della vita e della conoscenza del bene e del male. E nei giardini della Sardegna è il simbolo degli Arborea, gli antichi giudices del regno sardo. La grande biodiversità botanica della Sardegna si è nel tempo arricchita di specie provenienti da tutto il mondo e che nella nostra isola hanno trovato un'adeguata ospitalità. Con i giardini possiamo leggere i luoghi e la storia, a partire da Santo Lussurgio del XIII secolo e la chiesetta romanico pisana intitolata San Leonardo Abati di Noblac, il professore di botanica e materia medica Patrizio Gennari, amico dell'architetto Gaetano Cima che lo aiutò nel progetto dell'orto botanico di Cagliari, Evelina Mameli Calvino, ricercatrice e docente di botanica a Sanremo, Cagliari e poi Cuba, madre di Italo Calvino, il generale Garibaldi, Ignazio Eimerick Irripoll, di una delle famiglie di feudatari e deputato del Parlamento ai tempi del governo Cavour, l'ingegnere Benjamin Percy del Galles che realizzò le linee ferroviarie in Inghilterra, Sud America, Francia, India e Sardegna, imprenditore agricolo tra i più innovativi, Giovanni Antonio Sanna, partito senza soldi da Sassari a Marsiglia e divenuto uno degli imprenditori più ricchi d'Italia con le miniere di Montevecchio, amico di Garibaldi e Mazzini, deputato e attivo per i diritti della Sardegna con Giorgio Asproni e altri, appassionato di giardini, collezionista di arte e archeologia, Vittorio Pilo Boil, marchese, uomo d'armi, conte di Villaflor, con estesi possedimenti nella Vega di Milis, come Giardino degli Agrumi, Stefano Villa Ermosa, dei baroni di Tiesi, figlio del duca dell'Asinara e Lacconi e legato alla corte sabauda, agronomo, fondatore della Reale Società Agraria ed Economica e imprenditore agricolo di Villa Dorri con oltre 7.000 ettari di coltivazioni e vivai.